Prima, ma detto noi abbiamo, ma ti è incontrato, ti è capitato mai di trovare riferimento al libro Pietro Masi? Sì, non c'è libro che tratti il 99 che non faccia riferimento a Domenico Pietro Masi. E perché è importante questo Domenico Pietro Masi, questo libro? Perché praticamente lui partì con Ruffo, col cardinale Ruffo, insieme, erano in cinque all'inizio, lui era uno dei cinque, quindi lui, in presa diretta, torno a ripetere quella storia, non perché l'hanno raccontata, lui l'ha vissuta, ha fatto una relazione, ha scritto un libro a suo tempo e è stato ristampato dopo 220 anni. Quindi è stato stampato il libro di Pietro Masi, a suo tempo l'originale, nel 1801 e l'anno scorso è stata fatta una ripubblicazione anastatica, come si dice. Ed ecco quindi, questo libro, scritto nel 1801, si parla di Turnipparte. Ecco l'aggancio con Turnipparte. E vi pare niente, insomma. A un certo punto, quando si raccontano queste cose, e poi la smetto, praticamente, ecco qui, parea che lieti. Dunque, quando i francesi sono stati costretti ad abbandonare l'Aquila sostanzialmente perché c'è stata l'insorgenza, le masse insorgenti, guidate, eccetera, eccetera, a un certo punto li scacciano dall'Aquila e appena partono, essi dall'Aquila nella notte del 27 vengono sorpresi alle spalle dalle masse di Genzano, Sassa, Turnipparte ed altri, eccetera, eccetera. Turnipparte è citato in un libro del 1801, quindi è un libro che noi conoscevamo. Ed ecco quindi l'aggancio. La motivazione per questo incontro di stasera. Quindi vi ringrazio a voi per questa cosa. Grazie, Claudio.